Nel pomeriggio di lunedì a Ruscigno i rifugiati del centro SPRAR e del centro di accoglienza gestiti dalla Caritas della diocesi di Teggiano Policastre e da un'associazione del posto erano scesi in piazza a protestare, precisamente dinanzi al comune. Il sindaco Pino Palmieri, avvertito della situazione che si era venuta a creare, ha raggiunto i rifugiati e li ha accolti nell'aula consiliare della casa comunale. Tra le motivazioni della protesta, la somministrazione di pasti non buoni, nel senso di appetibilità, insufficiente quantità di latte in polvere e cibi adatti ai bambini e le condizioni non ottimali dei vestiti forniti. Intanto, nella giornata di martedì, il sindaco Pino Palmieri è stato ospite, a sorpresa, della struttura in cui vivono i rifugiati per provare e verificare personalmente la qualità del cibo somministrato. Il sindaco Palmieri racconta ai nostri microfoni com'è andata. Ho constatato che i prodotti sono tutti di qualità. Non c'è stato nessun segnale, diciamo, di protesta, ulteriore protesta. E per quello che ho sentito, è ovvio che io ho un obbligo di verificare con mano qual è la situazione. Ed è quello che ho fatto. Ho verificato che i prodotti erano di qualità e non c'era nessun prodotto scaduto. E adesso incontrerò gli operatori che sono demandati alla gestione del progetto per verificare quali possono essere le criticità e soprattutto per far sì che questa cosa non accada più. Si è parlato di rivolta, ma di rivolta io non ne ho viste. Ho visto più che altro una protesta dove loro mi hanno dichiarato che il cibo era scadente. Io puntualmente il giorno dopo, a me piace verificarla le cose, sono andato lì e ho verificato con gli operatori. Tenga presente che io sono andato a insaputa degli operatori, quindi mi sono presentato e sono entrato nella struttura. Mi sembra che le cose all'interno siano diverse da quelle che poi vengono descritte all'esterno.